a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo e Ganzo e il qui presente Rosso. E oggi siamo qui riuniti per fare una puntata molto particolare, gente, perché non si parla più di motori, ma si parla di mobilità finalmente, che l'avevamo trascurata, era da un po' che non ne parlavamo. Nella seconda parte, in realtà, anche di motori elettrici. Esatto. Quindi di motori alla fine andiamo a parlarne poi. Sì, giusto. Esatto. Perché, Ganzo, cos'è, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un argomento a me tanto caro, che sono le bici. Ganzo è un ciclista. Sì, uno di quelli che ti si mettono in mezzo alla strada quando vuoi passare col SUV e vorresti tirarli sotto, però no, non è vero. Faccio un appello a tutti i ciclisti, state in fila indiana. Sì. E faccio un appello agli automobilisti, fate i bravi. Stirateli tutti. No, esatto. Mi dissocio, ci dissociamo. Per Dio. Bene, io direi di iniziare. Allora, di cosa parleremo oggi? Parleremo della bicicletta, della sua nascita e poi fino all'evoluzione ai giorni nostri, dove parleremo della bicicletta pedalata assistita. E senza altri indugi direi di cominciare. Sì, parliamo un po' di passato, presente e futuro. Allora, signori, purtroppo la Francia è il paese che ha inventato la bicicletta. Mi dispiace, è così. L'Italia non ha il primato in questo, però la bicicletta nasce in Francia nel 1791 e nasce con il celerifero, quindi primato francese per aver inventato la bicicletta. Poi, bicicletta, cos'era poi sto bagaglio? Allora sì, effettivamente era un fucile con un manubrio e due ruote. Scrivete celerifero su Google e vedrete che non stiamo scherzando, letteralmente. Un fucile ad elastici, quelli che ti danno alla fiera quando vinci al gioco dei cerchietti da tirarli, oppure la tombola dell'oratorio, quelle robe lì, con le ruote un manubrio. Più pericolosa di un monopattino elettrico. Troppo con le ruote. Ah, con le ruote, sì. Ruote in legno, oltretutto. Tutto in legno. Perfetto, soprattutto in legno. Dopo nasce effettivamente, diciamo, dopo questo canchero in legno, nasce il biciclo. Che il biciclo è proprio... Avete presente nei cartoni o quelle foto di proprio del 1800 dove vedete la gente... con le bici che hanno davanti una ruota enorme e dietro una ruota grossa, piccolina, piccola, veramente, proprio piccola. Ecco, quello era il biciclo e fu molto in voga fino agli anni 80 del XIX secolo, rimase molto in voga fino a lì. E il problema, il fatto che avesse la ruota anteriore molto grande il biciclo, era dato dal fatto che non era stato fino ad allora ottimizzato un vero meccanismo di trasmissione. Non c'era la questione della catena e di un meccanismo dentato che la fa girare, ecco, collegato a dei pedali, ecco. Non c'era ancora. Tra l'altro faccio un piccolo excursus, se non sbaglio, anche Charlie Chaplin in un film guida il biciclo. Sì. Mi fa molto ridere. Un saluto a Charlie Chaplin che ascolta di sicuro. Ci ascolta sicuramente. Ci ascolta sempre il grande Charlie. Bene. Poi questa trasmissione cosa è successo? Prima della fine del secolo il sistema della trasmissione del moto generato dai pedali attaccati a una corona dentata e sulla corona dentata una catena venne implementato, diciamo, fino a quando poi questa soluzione tecnica consentì di ridurre la dimensione della ruota anteriore e nel 1884 venne realizzata la prima safety bicycle, che era la bicicletta di sicurezza che aveva praticamente questo meccanismo come lo conosciamo oggi, quindi aveva effettivamente la catena e due aveva ruote... effettivamente la catena, una ruota dentata e i pedali che tu dovevi girare con la potenza delle tue gambine per far mandare avanti la bici. E fortunatamente anche la dimensione della ruota anteriore riuscirono a ridurla. Così non sembravi più un clown, insomma. Sì, esatto. E non... Una volta risolto il problema di non sembrare più un clown, il nostro amico Dunlop, che avrete sentito perché è quello che è la famosa marca di pneumatici, inventò sostanzialmente il primo pneumatico per
per biciclette con camera d'aria, che fu una rivoluzione, perché considerate che prima giravano insomma sul legno direttamente o giù di lì, quindi non il massimo, ecco. Non rischiavi mica di bucare, però. Ah no, no, quello di sicuro. E ciò quindi fu un importante sviluppo che portò all'inizio del 1900 le prime gare di bici, quindi il primo Tour de France, per dire, è del 1903. Tra l'altro, piccolo excursus per chi è appassionato di bici o comunque ha una vaga idea di quanto siano le distanze che vengono percorse adesso nelle gare di bici, la prima tappa del Tour della storia, quindi nel 1903, hanno deciso bene di fare da Parigi a Lione per soli 400 e passa chilometri, 430 chilometri credo, che diciamo che sono un pochino tantini, considerando che la tappa più lunga dell'ultimo Tour de France, anzi no scusate, 467 chilometri, mi correggo, la prima tappa del 1903, considerando che la tappa più lunga dell'ultimo Tour de France era stata di 250 chilometri circa, capite bene che era un po' difficoltoso con i mezzi dell'epoca fare era sostanzialmente un giro, a eliminazione per chi non moriva. Vince chi arriva. Era diciamo un ciclismo per gli eroi in quel periodo, come anche poi dopo, adesso poi subito nel periodo della guerra ricordiamo in Italia il boom del ciclismo, che in quegli anni era proprio lo sport principale della nazione, come adesso magari può essere il calcio. In quegli anni con Coppi e Bartali, diciamo in Italia si viveva di ciclismo. Infatti non dimentichiamo che comunque l'Italia è ancora una delle nazioni più importanti nel mondo del ciclismo, adesso a parte i costruttori di biciclette come Bianchi, Colnago, Pinarello, cioè per dire il vincitore quest'anno sia del Tour de France che del Giro d'Italia usava una bicicletta italiana, adesso una Pinarello e una Colnago, quindi comunque siamo ancora importanti sia come costruttori che comunque anche come atleti, perché adesso a parte il ciclismo maschile in linea, che non è un periodo d'oro, però nel ciclismo su pista abbiamo vinto l'oro alle Olimpiadi, e nel cronometro c'è Ganna che anche lì ha vinto l'oro nel mondiale. Un applauso anche a Elisa Balsamo, che ha vinto sempre il mondiale femminile, lei in linea, quindi comunque siamo ancora una nazione importante nel ciclismo, e insomma ci tenevo a dirlo. E adesso ultimamente si stanno sviluppando sempre di più le bici a pedalata assistita, alcuni ciclisti le amano, altri le odiano, e dopo diremo i nostri pareri. Tanto Edo ci deve dire cosa sono queste bici. Esatto, specifichiamo cosa sono queste bici a pedalata assistita. In sostanza sono bici dotate di una batteria che è ricaricabile. Questa batteria, una volta che scarica, si può effettivamente staccare dalla bici per essere poi ricaricata dalla rete elettrica domestica quando si arriva a casa, ad esempio. Sono bici che attivano il motorino elettrico quando effettivamente si inizia a pedalare, e il motorino si spegne quando o si smette di pedalare, appunto, o si frena, o si raggiunge la velocità massima di 25 km all'ora. Piccola parentesi, questo sono le bici elettriche adesso, perché io mi ricordo benissimo che mio nonno ha una bici elettrica di 10 anni fa, più o meno, forse no, però comunque un po' di anni fa, e fidatevi, era un pericolo pubblico, perché tu pedalavi, si attivava il motorino, ma quando smettevi di pedalare il motorino continuava ad andare, quindi dovevi avere un minimo di ust, diciamo, a gestire questo motorino elettrico. Adesso questo motore elettrico, appunto, non può avere una potenza superiore ai 250 watt, e le bici, appunto, pedalate assistita, al contrario dei ciclomotori, sono esenti da omologazione e non richiedono nel pagamento di tasse di circolazione, nel pagamento dell'assicurazione, e non è neanche obbligatorio il casco. Quindi più o meno questo è ciò che si sta vedendo adesso con le bici a pedalata assistita. Ma queste bici ci piacciono o no? Aspetta, bici a pedalata assistita, che ricordiamo aver avuto nell'ultimo anno specialmente una crescita assurda, diciamo, nelle vendite, perché rispetto al 2019 nel 2020 hanno fatto più 44%, poi
e anche grazie alla pandemia, magari, che comunque ha fatto venire voglia a molte persone di, quando si poteva magari uscire di casa solo per fare sport, di comprare una bici, poi magari anche qualcuno che per evitare di prendere i mezzi pubblici ha deciso di fare magari casa lavoro in bici, non essendo allenato, o comunque avendo magari problemi, una certa età, così si fa aiutare da un motorino. E per questi scopi le bici a pedalata assistita sono per me molto molto utili, cioè per sia un, diciamo, un ex ciclista o comunque uno che inizia magari ad andare in bici con qualche problema di fisico, di età o insomma di questo genere, è sicuramente molto utile, è molto utile a chi usa la bici come mezzo di trasporto. E magari uno che deve fare, non so, 15 km per andare a lavorare e decide di farlo in bici, e che adesso in Italia magari non è tanta questa gente, però per dire in Gran Bretagna, in Olanda è molto molto usata come cosa, e anche lì se magari vuoi evitare di fare troppa fatica così ti fa aiutare, ci sta. Non capisco sinceramente troppo, magari persone, ragazzi o poco più, magari trentenni così, che prendono una bici a pedalata assistita. Cioè, quello ovviamente sempre in salute, gente che magari si fa aiutare perché dice per fare un giro più lungo, ho capito, però se non hai le gambe non lo fai e ti devi allenare per quello. Secondo me è quello il bello del ciclismo, che se una cosa non riesci a farla devi allenarti per farla, soprattutto per dire una salita, perché fare lo stelvio con la bici elettrica sono buoni tutti. Poi è chiaro che è bello farlo, però insomma. Allora tu hai involontariamente risposto alla mia domanda, perché io volevo fare una domanda da ignorante del settore, dicendo, ma i ciclisti elettrici, ok, con le bici a pedalata assistita, diciamo, li prendete per il culo come noi prendiamo per il culo gli scooteristi, tipo Quelli col noi T-Max. motociclisti, quelli col T-Max? No, perché... Diciamo che più o meno, cioè dipende sempre, ripeto, dipende sempre da tanti fattori, ecco, adesso anche per dire le mountain bike magari hanno più senso, perché molti la mountain bike la usano più che altro magari per fare delle discese, magari in sterrato, per divertirsi, e quindi per andare su magari hai bisogno del motore, e quello ci sta. Tu dici prendo la bici per divertirmi in discesa, cioè, per andare su uso il motore, così ho un aiuto e ci sta. Però le bici da corsa, o comunque gente che fa magari delle salite in strada con la pedalata assistita, diciamo che un po' questa cosa che hai detto c'è. Nel senso, io a maggio sono andato a vedere una tappa del Giro d'Italia. Vabbè, se volete saperlo, quella con l'arrivo a Sega di Ala, tra l'altro bella Ah, va tappa. Vabbè, bene. Ah, a parte ok. ciò, insomma, c'era la salita finale, che era abbastanza dura, e che prima che siamo andati a vederla, insomma, siamo saliti in bici e c'eravamo noi a faticare e con la lingua fuori, intanto la gente di fianco che passava tutta bella sorridente con le bici elettriche, e c'era qualcuno che, vabbè, scherzosamente magari li prendeva un po' in giro, ecco, questa cosa un po' c'è, diciamo. Aggiungo anche giustamente, cioè io non vado in bici come te, Ganzo, lo sai benissimo, però mi piace comunque andare a una bici da ciclismo vecchia, che era di mio padre, e sono abbastanza d'accordo, nel senso che finché sei il pensionato che deve farsi il giretto in bici con la city bike e la prende elettrica perché magari ormai si stanca così, sono pienamente d'accordo all'uso della batteria. E devi essere anche ricco, tra l'altro, per fare quello, perché costano Sì. anche tanto. Esatto. Però diciamo che in pensione ti metti da parte 2 soldi, la compri, fai presto. E se Ma se invece... uno è furbo ed è in pensione e si mette da parte 2 soldi, lasciami dire che si compra una macchina, una seconda macchina o una moto, perché Quello è un altro discorso. se tu costano Sei in tanto, ma non pensione così tanto, ecco. e ti metti da parte i soldi per una bici elettrica, il TSO te lo offro io. Cioè, proprio a mani basse. Quello è un altro discorso, però sono d'accordo sul fatto che non ha senso comprarsi una bici da ciclismo con la batteria integrata. Cioè, se ti compri una bici da ciclismo è perché ti piace andare a fare i giri, perché comunque un E po' vuoi la far fatica la fatica. fa. Eh sì, esatto, cioè, non ha proprio senso la bici da ciclismo elettrica. Sulle bici invece tipo le mountain bike, quello non lo so in realtà. Non sono del tutto d'accordo. Non lo so, lo so. Allora, io voglio Scusa. dire una cosa in difesa di questi ciclisti elettrici, nel senso che io ho fatto per un po' e mi trovo a fare ogni tanto ciclismo mountain bike in discesa,
E io l'ho fatto anche perché, se devo essere sincero, non mi godo per niente il ciclismo in salita. Cioè, io faccio veramente fatica a godermi il ciclismo in salita in sé, no? Cioè, un po' come forse quelli a cui non piace correre, tipo, mi capiranno, ok? Cioè, quando una persona sa di dover far fatica per tanto tempo, non lo so, cioè, è una... È una sorta di tortura fare una salita in bici, cioè tu sai che soffrirai. Ti capisco in realtà, cioè, è una cosa che la piace. Capisco. No, però la capisco come cosa, cioè ci sono tante altre cose nel motorsport, la mobilità, che sono paragonabili a questo a livello di masochismo. Cioè, chi è masochista e chi è furbo, insomma. Infatti. No, nemmeno tanto. E io sinceramente le mountain bike in salita... Se sono in bici, sto facendo una salita che rampa in una maniera allucinante con la lingua di fuori, mi passa di fianco uno con una mountain bike elettrica pedalata assistita, un po' lo capisco. Della Ruby. Un po' lo capisco. Della Ruby. Gli dai un calcio e lo butti nel posto. Gliela rubi. Sì, gli dai un calcio e gliela rubi la moda GTA. Un po' lo capisco perché secondo me... Cioè, io devo essere sincero, un po' l'invidio, perché arrivano su, sono belli. Poi non hanno fatto fatica, cioè avranno... Ma sai cos'è? D'accordo, però... È che al ritorno, quando fai la discesa, che te la godi tutta, te la godi di più perché sai di averla fatica, di averla guadagnata quella fatica. Può darsi. Cioè, io ho delle gran biciclettate stradali, non l'ho mai fatte. Io ho fatto tante discese in mountain bike sullo sterrato, ma delle gran biciclettate per strada non le ho fatte. In fai una salita, non è vero, soffri come un cane quando fai la salita, però quando arrivi su hai un, cioè, sei proprio soddisfatto e insomma è bello questo, che poi ti fa venire voglia di fare tutta quella fatica, che di per sé magari è inutile, perché comunque tu esci di casa per far fatica per poi tornare a casa sudato e rischiando di farti male, perché comunque, cioè, il ciclismo è parecchio pericoloso in realtà, soprattutto in Italia, e con le strade che ci sono, la gente che c'è in giro, insomma, cioè, e quindi anche soprattutto lì... per quelli che non stanno in fila indiana, maledetti a voi. No. No, però anche loro, allora, sarà che un po' mi fanno pena nella loro ignoranza certi ciclisti. No, scherzo, vi voglio bene, però li capisco. Cioè, dai, quando sei in giro con gli amici, che li vuoi stare di fianco al posto che dietro, perché così ci parli. Non vi è mai capitato? No, aspetta. L'importante, cioè, è quando ti accorgi che c'è una macchina dietro. Ok, se sei sulla complanare, su una tangenziale, intendo, se sei su una superstrada, una strada grossa, ok, sono d'accordo, però tipo, non lo so, se sei su una strada secondaria. Sì, certo. Cioè, no, era semplicemente per dire, secondo me è un errore che... Quando siamo in bici, quando ognuno di noi è in bici, c'è un errore che commettiamo tutti. Sì, ecco, sì. Era solo quello che volevo dire. Poi gli ostiamo assolutamente addosso al ciclista quando ce lo troviamo davanti, siamo in macchina. Però secondo me è un errore che commettiamo tutti volontariamente quando prendiamo una bici. Però, cioè, è sempre lo stesso discorso. A parte che la bici, sempre ovviamente con del buon senso, quindi stando a lato, ha tutto il diritto di stare in strada, cioè è... Insomma, è un veicolo e deve stare in strada, ok? E poi, cioè, quando tu sei in bici odi gli automobilisti e i pedoni, quando tu sei a piedi odi i ciclisti e gli automobilisti, quando sei in macchina odi i pedoni e i ciclisti, quindi insomma è sempre lo stesso discorso, quindi lascia il tempo che trova sto discorso, insomma. Quando sei in moto invece ti odiano tutti. Esatto, ma tu odi tutti. No, non è vero. Vabbè. Va bene. Direi che... Ragazzi, di cose ne abbiamo dette, abbiamo dibattuto, abbiamo detto tante cose, direi che possiamo chiudere qui. E andate in bici. Andate in bici, mi raccomando, adesso che poi inizia a far freddo, a posto, mi raccomando, andate in bici, però belli coperti, che la mamma vi vuole bene. Detto questo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo martedì con una nuova ed entusiasmante puntata. Va bene. Ciao a tutti. Ciao.